Ma è una partita di grande sofferenza, una partita spigolosissima, dicevo prima Sky, urticante, ma questo è quando si affronta. Il Cittadella è sempre così. Noi siamo stati molto abili a mantenere in vita una partita, perché benissimo l'approccio, consapevolezza, voglia di duellare. Abbiamo preso un gol, però anche l'approccio del secondo tempo molto positivo. Tantissime occasioni per fare il 3-1 e poi tieni in vita una partita che in tante situazioni, pizzico di fortuna, perché abbiamo rischiato grosso. Questo è però come atteggiamento ancora una volta i ragazzi sono stati molto presenti. Sì, ma nel secondo tempo perché loro hanno struttura, hanno forza, hanno molto vivaci e quando sono in area sono pericolosi perché hanno tanti giocatori molto abili a giocare di spalla con nei duelli. Però quando si è aperto il campo ci sono delle situazioni, al di là delle parate del portiere, tiri fuori, ma bisogna far male all'avversario perché poi la partita si è aperta e loro ci hanno creduto fino alla fine, hanno spinto, potevano anche pareggiare sul finale, sarebbe stata un grande dispiacere perché quando crei tantissime palle gol devi riuscire a fare il secondo, il terzo, il quarto. Quello che mi interessa è una partita in meno, una vittoria in più. Continuo, la squadra deve continuare su questa strada. Quello che succede intorno sì, ci può interessare fino a un certo punto, anche perché noi possiamo farci poco, dobbiamo concentrarci su di noi e continuare a lavorare con la testa bassa, con l'entusiasmo, mai perdere quell'entusiasmo, quella leggerezza di giocare a calcio. E pensare alla prossima. Prego. Mister, buonasera, ben ritrovato. Buonasera. Nelle sue parole, se un minimo la conosco bene, sento più autocritica o quantomeno più critica costruttiva anche nei confronti della squadra che non magari quelle parole giuste e buone che a volte riserva ai suoi giocatori. Cioè, è un messaggio che sta lanciando anche la squadra? No, ma non c'è un messaggio, io con loro parlo molto direttamente, non ho bisogno poi di intervenire. La considerazione, se uno vede la partita da fuori e lo fa in maniera anche un po' con meno partecipazione, si rende conto che è una partita che con tante occasioni, tante situazioni, l'abbiamo tenuta viva. Sì, è vero, il merito del Cittadella di stare sempre in partita, però quando crea così tante palle gol, deve avere lucidità, convinzione, un po' di tutto, però è stata una partita sofferta fino all'ultimo e bello vincere, però io devo fare i complimenti ai ragazzi, non c'è nessun tipo di autocritica, ma faccio i complimenti a loro perché la prestazione c'è stata, oltre che vincere, che non è mai semplice. No, soprattutto poi contro il Cittadella che abbiamo visto come ha messo in difficoltà il Parma, ma secondo lei anche implicitamente i giocatori magari pensavano dopo il 2-0 che la strada fosse tutta in discesa? No, assolutamente. Non ho visto nessun tipo di atteggiamento negativo o di supponenza. Abbiamo subito un gol su una palla inattiva, loro bravi, forti, su una carambola. Poi nel secondo tempo l'approccio è stato molto positivo. E sono stati sempre dentro la gara. Già il primo tempo abbiamo creato una situazione molto bella di palleggio veloce, ritrovarci nei pressi dell'area con una conclusione molto vicino al gol. Non c'è stato un calo di tensione, questo no, non l'ho mai visto, non l'ho mai percepito. C'è stata una situazione in cui abbiamo sotto porta, siamo stati sporchi, imprecisi, e questo, ma non per mancanza di atteggiamento, perché sul finale c'era da correre, pedalare, soffrire. Due cose al volo su dei singoli in chiusura. Abbiamo ritrovato un Benedicac,
oggi in versione assist man. E poi le chiedo che cos'è successo al 28esimo del secondo tempo, quando stava per mettere anche Koulibaly. Magari ha ragionato che aveva uno slot in più e ha tergiversato per quello sul cambio. No, c'è stata una cattiva comunicazione. Pensavo che Berna avesse chiesto il cambio, che Bernabé mi stesse chiedendo il cambio, mentre Adrian era Benek, ma la cosa era molto chiara per me che Benek dovesse uscire e quindi c'era la possibilità di fare il terzo cambio, quando invece poi Berna c'è stato un incrocio di sguardi e ho detto se aveva problemi, no, continuato, è tutto qua, non c'è stato assolutamente nessun tipo di vero equivoco, è stato lì. Molto contento, perché ha fatto una prestazione di spessore, prima a sinistra e poi a destra, perché a destra con Carissone e con Branca ci creano qualche problema. Grande lavoro, grande attitudine. La maschera lo spinge. Sì, complimenti al Parma, che è veramente una squadra di giovani da stropicciarsi gli occhi. E lei è ovviamente il mentore di questi giovani. Penso che a questo punto, per carità, lei toccherà ferro, però visto il Parma oggi sia la favorita per la vittoria finale. No, noi ce lo vogliamo meritare, questo senz'altro. Io non lo so che succederà fino alla fine, però la squadra deve continuare a lavorare così, con questo spirito, e maggio dirà chi ha meritato. Ma noi dobbiamo continuare sulle nostre cose, sul modo di giocare, e questa posizione di classifica ce la vogliamo difendere, ma soprattutto meritare partita dopo partita. Due cose velocissime sulle palle inattive, mi viene sempre un po' d'ansia, non so a te. Io ero sereno assolutamente. Ancora oggi abbiamo sofferto, ma abbiamo trovato ancora una volta una squadra con grandissima struttura. Questo sì, dobbiamo, in alcune situazioni potevamo fare meglio, in altre ci siamo difesi bene, però il Cittadella le ha lavorate anche bene. E la seconda cosa, è già accennato il cambio degli esterni, no? Dopo 20 minuti più o meno hai cambiato gli esterni, è stata una mossa che ha bloccato un po' il Cittadella e che ha aperto il Parma. Secondo me è anche un messaggio che tu lanci alla squadra quando fai queste mosse, non so se sei d'accordo, cioè dici bisogna cambiare qualcosa perché c'è ancora qualcosina che non va. Ma loro credo su questo abbastanza è chiaro, c'è da cambiare qualcosa quando c'è qualcosa che non va, ma anche e soprattutto cambiare il tipo di gara. Tra partita con il Venezia, partita di oggi, partite preparate in maniera diversa, perché sapevamo che erano partite diverse. E questa è la cosa sulla quale continuare, perché non c'è solo un copione, c'è solo modo di giocare. Ecco perché oggi ai ragazzi ancora complimenti, perché era una partita, in alcuni momenti era tamburello e stare lì e non è per le nostre qualità, però l'hanno fatto molto bene. C'era un momento di soffrire, di correre, Benek riusciva a farlo con maggiore efficienza, quel tipo di fascia a sinistra, quel tipo di lavoro, e ho liberato anche ad Dennis, perché ha avuto subito poi un'opportunità di trovarsi a tu per tu col portiere. Ma nel complesso una squadra che è stata sempre dentro la gara pure nel momento di maggiore sofferenza. Grazie.